Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi parliamo di questa piccola Clio, è una Clio che ci ha portato un cliente che ha già iniziato una parte di tuning estetico, assolutamente soggettivo, può piacere o non piacere, comunque la macchina è del cliente e per noi è sacra e lui può fare tutto quello che vuole. Il motivo di questa, noi siamo intervenuti sostanzialmente con due lavori piccoli, abbiamo aggiunto questa lama anteriore in carbonio, unitamente al logo Renault sempre in carbonio, per cui abbiamo fatto questa piccola parte estetica, e poi abbiamo fatto la linea di scarico sportiva. In questo caso la linea di scarico ci è arrivata dalla Inox Car ed è composta da tre parti, quindi c'è un terminale con l'uscita black da 102 omologata, un centrale diretto e un anteriore che si va a collegare direttamente dove c'è il catalizzatore. Il problema, dopo vi facciamo sentire il sound, che comunque è un buon sound, il lavoro finale è venuto comunque di soddisfazione. Un piccolo appunto, non per criticare Inox Car che fa comunque degli ottimi scarichi, però è per far capire che ogni tanto ci possono essere dei piccoli problemi in fase di assemblaggio che vanno poi risolti, perché sennò chiaramente la macchina non la si può consegnare, bisogna rimontare tutto di nuovo. Quindi su questa macchina, che è composta appunto da tre parti, il problema è che Mirko ha iniziato a montare dal posteriore, quindi il posteriore, il centrale tutto a posto. Nel momento in cui è andato a montare la parte anteriore, cioè dove c'è il flessibile che ha una svasatura particolare, un diametro specifico che si deve giuntare con la parte, diciamo, del catalizzatore, e il tutto deve essere chiuso da una flangia molto particolare e molto precisa, i diametri non coincidevano, cioè lì probabilmente chi ha fatto il progetto di questo componente non si è accorto che c'era una differenza di, mi sembra, 2 o 3 mm, in maniera tale che le due parti non potevano andare a combaciare tra di loro e quindi non si poteva chiudere. Quindi in sostanza, se non si interveniva in maniera risolutiva, questo scarico qua non lo si poteva montare, perché non potevamo neanche dire non montiamo la parte anteriore, perché il diametro era completamente diverso, quindi o lo si monta tutto o non lo si può montare. Quindi in questo caso abbiamo dovuto modificare il punto di attacco, che per fortuna aveva un piccolo svasamento di un paio di millimetri. Abbiamo tagliato questa parte in maniera tale che le due porzioni andassero a combaciare perfettamente, e quindi sovrapponendo la brida questa chiudesse in maniera ermetica, e a questo punto la macchina non aveva né sfiati e lo scarico è stato montato correttamente. Questo, ripeto, è un piccolo dettaglio proprio per far capire la differenza rispetto a marchi, magari adesso può capitare anche con marchi come dire, tipo più evoluti, tipo Ragazzon, tipo Super Sprint, però quando capita bisogna essere pronti e trovare la soluzione immediata, perché sennò poi ci si trova in difficoltà, nel senso che quando uno inizia un lavoro di questo genere, la prima cosa che fa è tagliare lo scarico per andare a montare quell'altro. Quindi se uno non ha, diciamo, le arguzie sufficienti o le cognizioni tecniche per risolverlo, ci si trova con la macchina, e anche rimontare lo scarico originale diventa un problema, perché bisogna risaldare una parte tagliata e a priori non si può capire che c'è questa differenza di diametro. Quindi è un tipo di lavoro che a volte crea dei problemi, e questo fa parte, diciamo, come diciamo noi, fa parte del gioco, e l'importante è essere pronti e comunque risolverli. Questo qua è un piccolissimo dettaglio, diciamo che chi segue i nostri lavori, soprattutto io seguo bene Mirko, e nel corso di questi anni di problemi di questo genere me ne ha risolti a centinaia, ma solo così si riesce a fare un lavoro fatto in maniera ideale. Tanti pezzi vanno su facilmente e non ci sono problemi, ma tanti pezzi bisogna veramente ingegnarsi
per fare in modo di risolvere il problema in un tempo contenuto e dare la macchina cliente in condizioni perfette. Io prima di chiudere vi faccio sentire comunque la sonorità di questo scarico, che ritengo sia un'ottima sonorità sportiva. Partiamo sempre dal concetto che ovviamente non ha una rumorosità come se fosse un 360 Modena, è una macchina che chiaramente è un motore con una cubatura molto piccola e quindi ovviamente non può avere una rumorosità più elevata di quel tanto, però direi che comunque il lavoro è di soddisfazione. Io direi che anche per questa Clio vi abbiamo spiegato qualche piccolo problema, come si può risolvere in maniera facile, senza farsi prendere dal panico. Sono tutte cose che sono assolutamente facili da risolvere. Per qualunque genere di informazione mi potete trovare come al solito in sede, cliccate sulla campanella in basso a destra e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!